I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, lavoro, fabbriche, operai, insegnanti, agricoltura, gli artigiani, adesso sono stati raccolti dalla Lega, quindi se il PD chiude in botteghe oscure e la Lega apre, per me è un bel segnale. Bonaccini. Allora, Bonaccini. Guardi, oggi ho commentato con un ritornello di una canzone di Depeche Mode, Enjoy the Silence. C'è un ritornello che dice Words are very unnecessary, cioè le parole non sono necessarie. Qui le parole non sono necessarie perché credo che la frase si commenti da sola. Verrebbe da dire che è il caldo, è l'estate, insomma, lasciamo dire. Altra cosa invece è dire a noi stessi di avere meno puzza sotto il naso e se dobbiamo ereditare una lezione da quel partito là, da quelle classi dirigenti là, era che sapevano stare in uno studio televisivo come a discutere con qualcuno a un tavolino di un bar o davanti a una fabbrica. Noi dobbiamo tornare a quella cosa lì se vogliamo andare anche oltre il 30%. Dopodiché le frasi di Salvini, guardi, si commentano da sole. Io ho imparato no, in campagna elettorale dire, qua però, non commentarle praticamente questo? Mai. Ci spieghi che non tutti capiscono cosa lei dà per scontato. Quindi che è falso quello che dice Salvini? Paragone irricevibile. È spropositato. Che cos'è? No, vabbè, mi sembra che sia una di quelle frasi che si commentano da sole, ma come può Salvini dire che eredita i valori di Enrico Berlinguer? Ho detto prima, probabilmente il caldo, no? Però non mi interessa commentare Salvini, guardi, mi interessa di più ragionare, se devo ragionare su Enrico Berlinguer, su cosa quella classe dirigente seppe fare a proposito di responsabilità. Una classe dirigente che seppe sconfiggere insieme ad altre con cui combatteva ogni giorno con un'idea del mondo diversa il terrorismo in quegli anni. Perché? Perché insieme avevano valori comuni, avevano scritto la Costituzione, avevano combattuto il nazifascismo, c'erano valori che non venivano messi in discussione da nessuno. Ecco, mi pare che Salvini in questi anni non è che non abbia messo in discussione alcuni valori, ma io lo lascio dire, ha il diritto di dirlo. Credo che oggi, vedendo le reazioni, i cittadini si sono fatti un'idea. Forse si è vergognato anche qualcuno dei suoi elettori. Allora, senza entrare appunto nel merito.